Adesso andiamo all'interno dell'indice, questa è la novità che vogliamo introdurre, più che altro a fine mese, lo hai detto tu, no? Per fare un po' il punto della situazione. Dicevo, entriamo ancora di più nell'indice per andare a capire quali sono i migliori settori del momento, perché insomma, soprattutto in questo a fine mese, chiaramente in primis, ma in questo momento di mercato è importante anche riuscire a muoversi, no? Per i nostri investimenti, Sergio. Sì, sicuramente. Allora, quando noi andiamo a vedere lo Standard Poor's 500, premetto una cosa veloce, noi andiamo a vedere la media di tutti questi sottosettori che compongono l'indice. Quindi dobbiamo sempre tenere presente che la parte tecnologica mi incide per il 30%, l'healthcare, quindi il medicale sanitario, per il 13% e via dicendo. L'energia mi incide solamente per il 2,7%. Sono 11 settori secondo lo standard di classification GIX, che andremo a modo in altri termini, poi andare a verificarlo, perché secondo me è interessante per capire questo tipo di classificazione, ma teniamo sempre presente che incide tantissimo anche nello standard Poor's 500 i movimenti di titoli tecnologici nella sua performance. Detto questo, andiamo a vedere più in dettaglio come si sono comportati i settori da inizio anno. Quindi cosa abbiamo? Abbiamo 9 settori per essere precisi in negativo, a partire dai beni di prima necessità, servizi di pubblica utilità, per arrivare ai più negativi tra l'immobiliare, tecnologia e i beni voluttuari. Abbiamo però un comparto, soprattutto un comparto molto forte in gennaio, che è l'energia, che ha fatto ben 20,70% e non è poco. La finanza rimane positiva. C'è un motivo, evidentemente con rialzi di tassi di interesse il settore finanziario tende a beneficiarne, quindi comunque siamo positivi. Abbiamo quell'indice che abbiamo visto complessivamente negativo nel suo spaccato interno, quindi vediamo che ci sono comunque almeno 2 settori positivi come energia e finanza, mentre tutti gli altri sono negativi. Quindi si può prendere spunto da questa considerazione di sottosettori quali potrebbero essere comunque i settori premianti, i settori sui quali concentrarsi nello Standard & Poor's in questa fase di mercato, e andremo a verificare di mese in mese se questa condizione per i migliori settori verrà comunque proseguita o se ci saranno altri settori che tenderanno invece a riprendersi, come il settore della tecnologia, i settori immobiliare e i settori dei beni volontari, che in questa fase sono molto penalizzati. Vado a vedere velocemente un altro tipo di analisi. Sì. Quindi quella che abbiamo visto prima è una semplice analisi di quello che hanno fatto semplicemente i settori da inizio di... Aspetta che mi è partita anche la classifica. Ok. Ecco, allora, i settori da inizio. Questa invece è un'analisi dinamica. Cosa significa? Andiamo a vedere il trend di ogni settore a 6 mesi, a 3 mesi, a 1 mese, poi lo andiamo a pesare per capire in modo più veloce chi potrebbe essere il settore che mi rientra verso la testa della classifica, per poter in qualche modo riuscire a beneficiarne con minimo di anticipo rispetto a quello che potrebbe essere una mera valutazione, come abbiamo visto prima, di chi guadagna di più, di chi guadagna meno da inizio anno. Mi mantiene comunque l'energia, mi restano in testa la classifica beni di prima necessità, la finanza leggermente negativo, mentre i servizi di pubblica utilità, gli utilities per capirsi, è al quarto posto, leggermente negativo. Quello che sto facendo io, per darvi un'idea, mi sto concentrando come modalità di selezione di settori o anche di titoli sottostanti soprattutto su questa prima parte della classifica, okay, dello Standard Poor's 500. E quindi diamo un'idea anche ai nostri ascoltatori di quelli che potrebbero essere settori da andare assolutamente a monitorare per quanto riguarda il sottostanti dello Standard Poor's 500. Ok, Sergio, questo è molto interessante, assolutamente. Questa è una cosa che, questa è la prima volta, il primo appuntamento qui sulle foto TV, non è da fare, però è bene fare a fine mese, no? Per capire un po' qual è la tendenza. Sì, ho fatto vari test ovviamente nel passato, se noi andiamo a vedere una volta ogni settimana, questo può significare che continuiamo a metterci le mani invece
la cosa migliore da fare è quella di andare, di dare un minimo di spazio al settore di investimento. Andiamo a vederlo quindi a fine mese. Potremmo prendere come spunto questa classifica che stiamo vedendo per andare a sovrappesare, come si dice, l'investimento in alcuni settori piuttosto che altri. Lo andremo poi a riverificare a fine mese per filtrare eventuali movimenti che nel frattempo ci possono essere nei settori che ci possono portare a movimentare oltremodo quello che è il nostro portafoglio, e molto spesso non ha alcun senso. Quindi andiamo a vedere poi a fine mese se possiamo mantenerli anche per il mese successivo, se c'è qualche novità di qualche settore che si sta rinforzando e qualche altro in testa alla classifica che si sta indebolendo, possiamo intervenire per aggiornare la classifica, quindi un eventuale anche ipotetico portafoglio, e quindi possiamo assolutamente ragionare in questi termini. Ok, ottimo Sergio. Allora, naturalmente poi per approfondimenti scriveteci, noi siamo qui disponibili quando soprattutto inseriamo cose nuove a andare a posizionarci anche rispetto a quelle che sono le vostre, insomma, le vostre richieste, no? Che poi ci fanno capire quali sono effettivamente le richieste principali del momento. Allora Sergio, possiamo passare a un'analisi Intermarket un po' più generica, così vediamo anche quali sono gli altri indicatori? Sì, vi faccio vedere velocemente un titolo che vado a selezionare dal miglior settore, Emanuela. Sì, hai ragione. Va bene, assolutamente. Allora, ritorniamo sui migliori settori del momento dell'S&P 500, poi facciamo anche l'analisi Intermarket. Quale titolo vuoi mostrarci? Sì, quello che faremo, quindi andiamo sempre a prendere il miglior titolo del miglior settore del momento negli Stati Uniti. Quindi in questo caso il miglior settore è l'energia. Andiamo a prendere il nostro titolo. Due parole veloci per quanto riguarda i fondamentali: quindi uno dei migliori titoli in questa fase secondo me è ExxonMobil Corporation, sigla XOM, quota $75.28 secondo l'ultima quotazione. Cosa abbiamo? Abbiamo quindi su questo grafico di sinistra earnings per share, quindi gli utili per azione visti in forte aumento nel 2021, pubblicazione della quarta trimestrale del 2021 sul titolo il 2 di febbraio, e in forte aumento anche per quanto riguarda il 2022. Lo stesso per quanto riguarda i ricavi, quindi del titolo nel 2021 un forte rialzo, e nel 2022 probabilmente raggiungerà il massimo dei ricavi a livello storico per quanto riguarda il titolo. È un titolo molto grosso, capitalizza 318 miliardi, quindi non so bruscolini per darsi un'idea, e a chi apprezza dà anche un buon dividendo del 4,7% lordo. Andiamo a vedere velocemente il grafico di Exxon, poi eccolo qua, cambiamo pagina. Quindi cosa abbiamo? Titolo assolutamente a rialzo, quindi in controtendenza rispetto a quella che abbiamo visto prima, la borsa dello Standard Poor's 500, quindi titolo in forte rialzo. Trend rialzista, siamo vicino al massimo storico. Andiamo a vederlo più da vicino per quanto riguarda un grafico giornaliero, quindi direi ogni giornata negativa del titolo, ogni piccolo storno interessante per entrare sul titolo. Manteniamo uno stop loss per chi vorrà prendere in considerazione molto largo, quindi oggi quota 75 lo teniamo sul minimo di questa discesa di dicembre a $57.96, e possiamo diversificare il nostro portafoglio in questa fase sul miglior titolo del miglior settore del momento negli Stati Uniti, quindi il settore petrolifero. Lo andremo poi a rivedere a fine febbraio se sarà ancora così, e andremo a vedere cosa sarà successo, insomma. Infatti, ok, esatto, una volta al mese, diciamo così, ci concentriamo su questa analisi, su questo approfondimento.